Vabbè, comunque la posizione più acclamata è questa, 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 ma la mia preferita, questa signora. Mi sembra che sta pregando, pregando non è. E quando mi hanno detto che non c'erano posti negli altri treni, io sono stato estremamente esaltato di questa cosa e volevo stare qui e vedere un po' come viaggiassero loro. Allora, sono le 11 di sera. Personalmente mi sto ponendo sempre di più il problema di come dormire, anche perché sei seduto in coppia. Infatti invidiamo un sacco le persone come lui che hanno tutto il posto a disposizione. Però, fortunatamente, in una delle fermate intermedie c'è stato un upgrade. Adesso sono solo. Volevo farvi vedere un'altra cosa. Devo buttare queste cose. Voi vedete un cestino della spazzatura? Non c'è il cestino della spazzatura. Adesso ve lo faccio vedere. Tra un vagone e l'altro, la roba si butta. Qui, c'è ancora la signora. Water. Preso l'acqua al volo, al volo. Adesso è un po' brutto far vedere che li filmo, quindi ci passo davanti. Queste due persone che hanno un telo sospeso fra loro due, è il modo in cui hanno trovato per far dormire il bambino. Geniale, se ci pensate. Premetto, questo è il mio primo viaggio in un treno di questo tipo. Immagino che in India e in altri paesi sia mille volte peggio. Però è incredibile vedere come... Cioè, qui non è che viaggiano solo i giovani, ma persone di tutte le età. Ad esempio questo signore sembra arzillo. In realtà in qualsiasi movimento ha una difficoltà immensa. Prima l'ho aiutato anche a chiudersi la felpa. Oppure ancora prima gli era caduta la bottiglia d'acqua per terra. E c'è una difficoltà incredibile a fare tutto. E gli vedete le mani, sono tutte giganti e rovinate. Classiche mani di un contadino. Oppure di qualcuno che comunque ha fatto un lavoro duro per tutta la vita. Però è qui, insieme a me, e i baldi giovani a farsi 14 ore di treno per Bangkok di notte. Benvenuti nel mio ostello. Allora, il fatto di stare su un treno tutto scassato non giustifica non lavarsi i denti. Grande beauty della Deuter, pubblicità gratuita. L'acqua del lavandino eviterei. Ah, poi un'altra cosa, uso un microfono direzionale, ma senza microfono. E questo è il suono che si sente tutto il tempo. 14 ore così, dentro le orecchie. Yes. Thank you. Mi seguono solo local. Ormai il mio canale diventerà famoso in Thailandia, non in Italia. Sono le 11:30, le persone hanno cominciato a dormire. La cosa che però è terribile è il fatto che le luci non si spengano. Vabbè, comunque la posizione più acclamata è questa. Siete in due, quella migliore, ma la mia preferita, questa signora. Sembra che sta pregando, ma pregando non è. Allora, la complessità di dormire qua è che questo è tostissimo, in più è dritto, quindi non c'è un minimo di forma. Qui è acciaio, e non sai come metterti. Ti assicurare che ho dormito in posti allucinanti, ma questo qui veramente di una scomodità incredibile. La posizione più comoda è questa, anche se ci devo aggiungere qualcosa sotto. Così. Bene, anche se è completamente sbilanciato ed è tutto scomodissimo. Oppure un'altra potrebbe essere appoggiata una cosa qua e mettete così. Però è scomodissimo uguale perché stai con tutto il corpo super sbilanciato. Va bene, dai. Mancano soltanto altre 8 ore circa. La cosa più bella è quando mi hanno detto che non c'erano posti negli altri treni, io sono stato estremamente esaltato di questa cosa e volevo stare qui e vedere un po' come viaggiassero loro. E non mi sono minimamente pentito di questa cosa. Cos'è? Aspetti. Ah, per i miei capelli. No, it's okay. Mi vorrebbe aiutare, ma sono un caso disperato. Vabbè, a un certo punto si è messo la mano dietro e ha fatto: che sta facendo? E ha cacciato il pettine. No, it's okay. Crab, convinto di potermi aiutare, ma sono un caso disperato. Lo usa proprio per grattarsi, nemmeno per pettinarsi. Ah, ma non vi ho fatto vedere il bagno. Lo faccio vedere. Allora, il bagno è chiuso, quindi non si può andare. Potete andare in quello dopo. E questo è il bagno. Quindi vi lascio solo immaginare quando il treno fa. Dovete stare in piedi lì. Volete fare un po' gli equilibristi. È stata un'altra svolta. Sei andato? Devi usare sul foro, devi usare sul foro.
Si è fermato qui. Quindi ci abbiamo i piedi liberi. Perfetto. Ah, va bene. Grazie. Grazie Dio. Grazie. Vorrei farvi percepire tanto la mia felicità in questo momento, ma sono troppo stanco. Dopo 1000 spostamenti ho copiato lui. Effettivamente è geniale. L'unica cosa che ho fatto in più è stato mettere qua e alzare questo, perché a volte il treno passa vicino dei pilastri di acciaio. Ci tengo alle mie gambe, sinceramente. Proviamo a ridormire. Ho cambiato posizione non so quante volte. C'ho le gambe letteralmente distrutte. Sono le 6:30. C'è un cambio catering ogni 2-3 ore. Adesso caffè e fragole. Qua sono super efficienti. Di madre, beh. Sono le 7 di mattina, sto a stomaco vuoto, ma volevo fargli compagnia. Avevo i soldi, però non so cosa è successo mentre stavo dando i soldi al tipo, il ragazzo mi ha dato 5 baht da dargli per non cambiare i soldi che avevo. Che gentile. Quindi per il 30% cosa è stata offerta. Benvenuti a Bangkok!